Allora, amici, oggi Pokémon, spero che abbiate fatto la sub. Prima di continuare voglio dirvi una cosa: ho attivato le sub anche su YouTube, quindi se vi scoccia farla su Twitch perché vi rompete il cazzo, eccetera, eccetera, ho cancellato tutte le vecchie sub che c'erano su YouTube, ho fatto una sola sub a 3,99 per supportare il canale, quindi se volete supportare i video utilizzate gli abbonamenti di YouTube, se volete continuare a utilizzare quelli di Twitch a me va benissimo, non mi cambia assolutamente niente. Ma nel 2016, dove tutti cercavano i Pokémon tramite telefono, e tu dove eri? Ma non mi è mai fregato una minchia di Pokémon Go, ragazzi. Zero, zero, non l'ho mai provato. Mi ricordo solo un amico che ci giocava. Zero, 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 zero. Allora, fatemi aprire Pokémon, che oggi bisogna giocare bene. Oggi bisogna fare una buona play, perché sennò... Ehi, Rap! Si arrabbia, non era un placement, ormai ho finito di fare i placement ai Rap, era uno solo, però è molto comoda come borraccia e mi piace il gusto della pesca che gli dà. Oh, grazie a Don Eladio per il Prime. Ma sei l'official Don Eladio? Cioè sei quel Don Eladio? Quello romanzesco? Cazzo, tanto di cappella, cappello. Ciao, bello. Grazie a Sasso purtroppo per il 10° mese e grazie a Tulast o TV Last, non so. Il balletto Pokémon iniziale era perfetto, grazie di cuore. È perché io sono Giorgio Vanni, è per questo motivo. 5 sere con Pold, letteralmente 5 nights with Pold. Ho fatto una sola modifica, una chicca per i fan di Minecraft di Pold. Bene, la troverò, immagino di sì, penso. Oppure penserò che è parte del gioco. Questa è un bel quesito. Don Eladio da Breaking Bad, by the way. Sì, infatti. Don Eladio. Pokémon, versione oro, Heart Gold. Che devo fare? Devo fare start, mi sono già dimenticato. Pensavo fosse una schermata nuova, invece. Ah, si sto giocando da 3 ore e 49 e ho una sola medaglia. Ho sbagliato tasto, niente. È una roba allucinante. Oh, allora. Siamo a... Devo guardare la mappa, ragazzi. Purtroppo io, non potendo guardare il video che è uscito oggi, non ho idea. Dove si vede Pokégear? E Pokégear, perfetto, si vedrà qua la mappa. Allora, in questo momento siamo a... E io devo togliere la chat a momenti, quindi non spoiler. Siamo ad Azalina, città in cui Mane e Pokémon vivono a fianco. Oggi proveremo ad andare a Fiordopoli. Vediamo che cosa succede se andiamo a Fiordopoli piuttosto che in questi altri, che penso dovrò andarci dopo. Ok, signori, adesso muto tutto. Oddio, cosa ho fatto? Non so cosa ho fatto. Va bene, dicevo. E adesso tolgo la chat. È stato un piacere parlare con voi. E ci vediamo dopo. E sfogatevi in chat tranquillamente. Non abbiate nessun timore di commentare quello che sta succedendo. Tranquilli, tanto io non vi leggo. Quindi non abbiate paura degli spoiler. Io mi metto qua. Chat tolta, non vi leggo più. Quindi, signori, potete parlare tra di voi tranquillamente. C'è sempre un moderatore, quindi non esagerate, che sennò Prince vi purga. Allora, nell'ultimo episodio eravamo arrivati qua da Azalina. Ah, mi ricordo, Pokémon di tipo Nanna, lui. Slowpoke, giusto? Wah? Bravo, Slowpoke. E dovevamo battere la palestra, quindi iniziamo l'episodio con un bel combattimento. C'è qua John Hammond, salve. Ehi, sfidante, Raffaello è giovane, ma ha esperienza con i Pokémon... Ah, vero, vero, questa è la palestra Coleottero. I Pokémon Coleottero odiano il fuoco. Ok, devo utilizzare i Pokémon di tipo fuoco. E io di tipo fuoco c'ho... Ve lo dico subito. Così lo equipaggiamo subito. Io di tipo fuoco ho... Nessuno! Molto bene! Partiamo benissimo in questo episodio. Credo, non lo so. Magari tipo uno di questi è fuoco. Tipo Nicola, non lo so. No, per un uccello. Oddio, però ha gli occhi rossi. Un uccello di fuoco. Ah no, tipo normale volante. Ma Cristo Dio, ma ci sta scritto qua i tipi di Pokémon. Ma io non lo sapevo. Tipo acqua. Ma perché non ho mai letto queste cose? Perché non sono mai arrivato a questa pagina? Mosse lotta. Normale, buio, acqua. Ah. Questo invece è Rattata. No, sono uscito. Informazioni, esatto. Rattata è di tipo normale. Valerio è di tipo acqua-terra. Nicola è di tipo normale volante. L'uovo non si deve schiudere. Perfetto. Mentre lui è spettro veleno.
Non ho. Perderò. Però ho scoperto dei tipi di Pokémon. Cioè, ho scoperto la tipologia, quindi non devo più attirare a caso. Allora, capiamo bene. Devo andare in quello. In questo qua, credo. Wow. Let's go! Fatto giusto. Vabbè, con lui ci dobbiamo combattere per forza. Il ragazzo del coleottero. Grazie a Silvio per il Prime. Ciao, belli. I Pokémon di tipo coleottero si evolvono presto, diventano forti in breve tempo. Ma che cazzo te l'ha chiesto? C'è nozione base sui coleotteri. Mick! Piglia mosche. Weedle! Me lo ricordo. Allora, Nunzio, non sei un Pokémon fuoco? Però lui è a livello 7, frate, ce lo inculiamo malamente. Tiragli un morso. Scrunch. Se vabbè. Ma cosa vogliono fare? Ma cosa volete fare? Voi della palestra dei coleotteri, siete dei cacamutande. No, è una parola orribile. Kakuna? No, non è cos'è Kakuna, non l'ho ancora visto. Fammi cambiare Pokémon. Tanto se sono a livello 8 uso Valerio, così almeno mi level up. Ah, vero che Nunzio si è evoluto, ora non è più il coccodrillino. Vai Valerio. Kakuna gli rompi il culo, cazzo. Questo non l'ho mai visto. Ed è un, penso, un tipo coleottero a giudicare dal corpo. Tra l'altro oggi c'è Alice, che è nell'altra stanza. Quindi quando dirò qualche cazzata, probabilmente mi verrà a sgridare. Dicevo, pistola acqua, colpo di fango, fangata o spaccaroccia? Spaccaroccia. Ah no, spaccaroccia era per rompere le pietre fuori. Che cretino. Ma si è aumentato la difesa. Non gli ho fatto nulla. Proviamo pistola acqua. Ma lui usa rafforzatore e si aumenta la difesa. Come faccio tipo a distruggergli la difesa? Ah, proviamo colpo di fango. Ma ancora, figa, ma che cazzo. Ma si fa una corazza allucinante. E invece no, colpo di fango ti fa il culo. Velocità di Kakuna è calata. Proviamo fangata a sto punto. Ah no, ok, fangata non fa assolutamente niente. Lui però si è aumentato la difesa. Facciamogli di nuovo colpo di fango, che sembrava il colpo migliore. Beh, easy. Ucciso. Beh, però Valerio così mi fa un bel po' di punti. Continuiamo a usare Valerio. Chi è Beedrill? Beedrill è un'ape trapano, credo dal nome. Continua a lottare. No, sì, usiamo Valerio. Se un'ape trapano mi sparo. È un'ape trapano. Come chiamiamo un'ape con un trapano? No, con in questo caso un avvitatore. Non so che cosa cazzo c'ha in mano. Come lo chiamiamo? Beedrill. Beh, geniale. E usiamo colpo di fango. Vediamo se... No, furia mi ha usato. Non mi fa un cazzo. Wow. Quante volte mi colpisce? 3 volte, greve. Io gli sputo la mia merdina addosso. Scusate per la mia volgarità. Non gli ho fatto niente. Proviamo pistola acqua. Ma lui è un tipo coleottero, un tipo insetto più che altro. Ha fallito, Beedrill. Fallitissimo sei. Usiamo spaccaroccia. Nessuna mossa gli fa male, davvero. Sì, che palle sta mossa, però devo aspettare che mi fa 3 colpi. Non gli faccio assolutamente nulla con sto Pokémon. Fatemi cambiare Pokémon, dai, che sennò mi ammazza Valerio a muzzo. Proviamo a mandare Giorgio, che Giorgio secondo me gli fa il culo. È un tipo spettro veleno. Non ha effetto su Giorgio, godo! Leccata, vai. Mo tipo non gli faccio nulla, non gli faccio nulla. Godo, 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 posso andare avanti così, tanto non mi fa effetto furia. Furia, sta usando? Furia, non ha effetto, godo! Ti lecco fino alla morte e tu non puoi farmi niente! Ho scoperto il meta. Uso i tipi. Uso Giorgio contro tutti i tipi coleottero. Ah no, però non tutti c'hanno, penso, sta mossa. Cioè, credo. Lecco tutti.
Beedrill morto. Valerio riceve 204 punti esperienza. Minchia, grande Valerio. Vediamo quanto mi sale Giorgio. 204 punti esperienza. Denom che regala la sub a Teodoroxo. Denom, come va col caffè? È tutto a posto? Non ti posso leggere, quindi scrivimelo su WhatsApp eventualmente. Giorgio sta cercando di imparare maledizione, ma non può conoscere più di 4 mosse. Cazzo, certo che voglio che dimentichi una. Tipo, ipnosi lo fa, ma lo sguardo non fa nulla. No, aspetta. Togliamo ma lo sguardo che è di tipo normale. Questo è di tipo... No, togliamo ma lo sguardo, mi fa cacare. Chi lo usa? Chi lo usa blocca il nemico con uno sguardo scuro e ammaliante. Sì, impedendo la fuga. Sì, va bene, va bene. Maledizione messa. Al suo posto, Giorgio impara maledizione. Mo tipo sarà una mossa ovviamente inutile che non fa nulla. L'evoluzione non è tutto. Le manda un po' alla mamma. Minchia, vero che ora mia mamma si mette a comprare le cose a caso. Allora, fatemi mettere Giorgio come primo Pokémon. Ordina. Perfetto, Giorgio primo Pokémon. Allora, e qua per forza dobbiamo andare così. E devo battere le sorelline e usare la leva. Che palle. Tira la leva, Kronk. L'altra leva. Emi, vuoi sfidare il capo palestra? Figuriamoci, non ce la farei mai. Sono Emi e Mimi. Guarda, non hai speranze, ma se proprio insisti mi batterò con te. Parte la sfida di Emi e Mimi. Vengono mandate in campo da... E come cazzo ne uso due adesso? È a turni. Come che non... Ma che cazzo? Ma non mi ha spiegato. Ma mi butta così direttamente. No, Rattata fa cacare. Usiamo Nicola a sto punto, dai. Ma poi chi sono? Spinarak e Ledyba. Sono una caccola e una coccinella. Greve. No, voglio cambiare Pokémon. Nicola è già stato selezionato. Non ho capito. Va bene, facciamo lotta. Attacco rapido. Ah, devo scegliere su chi attaccare. Posso attaccare Giorgio? No, non ha senso. Attacchiamo Spinarak. No, perché è rientrato Giorgio? Ma porca troia! Volevo togliere Rattata. 1000 bave. Rattata evita l'attacco. Ma no, ma l'ha evitato. Velocità di Nicola cala. Allora, fatemi togliere Rattata. Ah no, però questa è la mossa di Nicola. Ah, fatemi attacca con Nicola. Azione. Su Ledyba. Mentre Rattata lo cambiamo con Giorgio. Mi piace, mi piace. Vai, vai. Oh, comunque la lotta a due Pokémon è figa, però è complessa. No, come Giorgio è stato confuso? No, mi hanno avvelenato Nicola, ragazzi, ma no! Devo usare la pozione. No, cazzo, ma porca puttana se mi devono ammazzare Nicola. Vai, Giorgio è confuso. Metto Nunzio, basta, mi sono rotto il cazzo. Ancora! Allora, togliamo Nicola, che se no mi muore. Allora, togliamo Nicola. Pokémon. Rimettiamo... Mettiamo Nunzio al posto di... Giorgio è confuso, quindi me lo devo portare via. E metto Valerio a sto punto. Va bene, dai, cambiamo. Vai. Il Dream Team. Ma che vuoi farmi? Non mi fai nulla. Non mi ha fatto niente. Wow, guarda lì. Sembra che si stanno tenendo per mano. Allora, usiamo Ira sulle Ledyba. E colpo di fango sempre sulle Ledyba. Così lo one-shottiamo diretto. Greve, greve. Ah, c'ha la cosa, la devo dare a Valerio, così si riprende i points.
Dobbiamo ammazzare ancora Spinarak. Limitazione, cos'è? Ah, ma ha fatto nulla. Ah, la mossa passa automaticamente all'altro, fico. Greves, Greves, dai, graffiamo Spinarak. E pistolacchiamo Spinarak. No, però è un tipo coleottero. Forse le mosse acqua non sono dei migliori, se il fuoco è quello più forte. Vabbè, crepato in diretto, va bene, dai, easy. Easy, easy. Ma anche il boss finale sarà con due Pokémon contemporaneamente, no? Ah no, perché qua erano due personaggi. Cos'è che stai imparando? Non ho capito. Beccata! Ah, Nicola questo è. Al posto di Preveggenza, dai, o di Ruggito. No, al posto di Preveggenza, inutile. Permette di colpire un tipo spettro con tutti i tipi di mosse e ignora l'aumento di elusione del nemico. Ah no, questa no, allora. Ruggito, distrae i nemici con un potere e riduce l'attacco. Sì, dimentichiamo questa. Con Nicola posso uccidere tipo spettro, tipo? Con quella mossa? Al suo posto, Nicola impara a beccata. Grande Nicola. Bravo Nicola. Hai avuto la meglio su Emi e Mimi, gemelle. Ai ai ai, che sventola. Che vuol dire? Oh mamma mia, barcollo. Ma che cazzo? Ma che dialogo è? Ma poi perché ci sono due bambine qua? Allora, fatemi dare a... Prendiamo da Nunzio lo strumento. Prendi. E lo diamo a Valerio. Strumento, dai. Concinella. Concinella gli dobbiamo dare, perfetto. Così si recupera un po' di vita. Poi c'è Valerio avvelenato. Gli devo dare il... Antidoto. Cura un Pokémon dall'avvelenamento. Usa. Curiamo il povero Nicola che se ne sta schiattando. E gli diamo... una pozione. Perfetto, Nicola sta meglio. Non ho tirato la leva. Sono un imbecille. Cosa succede se tiro questa? Sono un cretino. Sono un cretino. Sono veramente un cretino. Ciao Gianlu, grazie del Prime. Paras. Scemo di merda, leccata. Ma è letteralmente un pacuro. È per questo Paras. Cazzo, non gli faccio nulla. Però l'ho paralizzato. Ma come? Ma come fa ad attaccarmi se l'ho paralizzato? Allora, togliamoci il povero... Apriamo maledizione. Che cazzo fa maledizione? L'ho colpito con la maledizione, però cambiamo Pokémon, dai, mettiamo Nicola, dai. Non so cosa è successo. Non so cosa sia successo, che cos'è la mossa maledizione. Boh. Boh. Mi ha paralizzato. Ogni round, no! Fuori di testa sta mossa. Minchia, beccata fortissima. No, Nicola è il meta contro i... Io dico che qualsiasi cosa è il meta. Però vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. Ora dobbiamo decidere quale Pokémon utilizzare per battere il boss, perché è quello che si evolve. Fatemi cambiare qua. Chat, voi non potete rispondermi, però... Quale Pokémon dovrei usare per... Quale Pokémon dovrei usare per far evolvere? Cioè, per battere il boss e quindi farlo evolvere? O uso Valerio? Così si evolve? Madonna, però devo fare sti puzzle inutili. Ho battuto letteralmente tutti dentro sta palestra. Perfetto.
Giulio, grazie del Prime, bello, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Raffaello, sono Raffaello, con i Pokémon coleotteri non ho proprio rivali, sto studiando per diventare un'autorità nel campo del Pokémon coleottero. Madonna, nerd, ora ti mostro ciò che ho imparato. Raffaello, Raffaello, scusatemi, con due L. Ha tre Pokémon. Porca puttana, questo è gravissimo. È bellissimo, glielo vorrei rubare. Nicola, me la sento. Retromarcia. Wow. No. Mi ha one-shottato. Grazie Denon per la sub regalata a Leo. Ragazzi, qua ci serve la cavalleria pesante. Altro che... altro che... porca puttana. Ira, 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 vai. One-shottalo, ti prego. No, ma com'è possibile? Non gli ho fatto niente. Ok, nemmeno lui mi ha fatto nulla. Allora, proviamo morso. Ok, morso sembra andare bene. Mamma mia. 231. Però così non mi si evolve, mi si è già evoluto. No, devo usare un altro Pokémon, perché sennò non mi si evolve. Cambia Pokémon. E chi metto? Metto Valerio. Proviamo a mettere Valerio. No, se rientra quello con le lame, ma sono finito. No, 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 no! Devo sopravvivere! Borsa, dai una pozione, tipo, non lo so, strumento lotta, terapie. Pozione, usa. Madonna, Valerio, non devi morire. Non devi morire, Valerio. Ma mi disintegra. Ok, ho solo una mossa e poi lo tolgo via. Colpo di fango. No, ma perché ha attaccato di nuovo lui? No, Valerio, no! No, come la difesa? Mi one shotta. Mi one shotta. Mi sta abbassando la difesa. Che il merda mi sta abbassando la difesa. Che cazzo faccio, ragazzi? Sono cacato. Questo se mi fa un attacco mi ha ammazzato. No, ho bisogno di anch'io di mosse per... No, io ho solo mosse d'attacco. Non gli posso bloccare l'attacco. No, che cazzo fa? No, mi one shotta. Prima mi ha one shottato. Questa mossa è inutile, ragazzi. Cretino! Allora, intanto che c'è lui, mi curo questo Pokémon. No, ho solo una super pozione. Cazzo, ragazzi. Ho solo Nunzio per batterlo. E poi non mi si evolve, però se lo batto. E se mi ritiro? Ma porca puttana. No, mi ha avvelenato, non ci posso credere! Ma porca troia! Ma... No, ragazzi, che palle! Che palle ste meccaniche! Cambiatele! Anche visto che non è uscito tipo 30 anni fa sto gioco. Allora. Antidoto. Vaffanculo, va. Vaffanculo. Sconfitta sicura per me qua. Sconfitta veramente imminente. Di nuovo, non ci posso credere. Ah no, a sto giro però non mi ha avvelenato. No, perché ho usato di nuovo morso? Il merdoso mi deve far morire.
Il merdoso mi deve far morire. Ok, ragazzi, 1v1 contro la merda. Non può più fare quell'attacco fortissimo. Il merdoso non può più fare quell'attacco. Lui attacca per primo adesso. Continua a lottare. Sarà anche l'ultimo me. Pokémon coleottero sono degli... Ma quello è un coleottero. Ma che cazzo. Pistola acqua, vai. Focal energia. Cos'è? Perché si è caricato? No, mi sta per fare un attacco devastante. Ma di nuovo? Ma non è possibile! Pozione, pozione, borsa, terapie, super pozione, vai! Ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare! Se fa di nuovo quell'attacco è finita. Attacco rapido, ok, attacco rapido easy da sconfiggere. Minchia, quanto danno mi fa con attacco rapido? E ho morso è quello che gli fa di più. Di nuovo! No, basta, non è possibile. Basta, mi rifiuto. Mi rifiuto, vattene a fanculo, figlio di puttana. Sei una merda, sei. Sei una merda, sei. Tu e la tua famiglia, una merda siete. Guarda, ti metto pure Giorgio. Siete una merda, siete. Cretini. Cretini, guarda. Guarda, mo gli uso maledizione. Provo leccata prima. Attacca sempre lui. Io non gioco mai. Gioca sempre lui. Gioca sempre lui. Facciamo che gioca sempre lui e io non gioco a questo punto. Vai, Rattata. Credo in te. Ce la puoi fare. Batti questo palle mosce. Attacco rapido. Va bene, gioca sempre lui, va bene. Abbiamo scoperto che in Pokémon gioca sempre l'avversario. Io non è mai il mio turno, non posso mai attaccare, visto che attacca sempre lui per primo. Allora, minchia, ho sborsato $300. No, ragazzi, mi hanno sconfitto. Va bene, va bene. È il momento di tornare con le maniere forti, eh. È il momento di tornare con le maniere forti. Adesso il merda, vedi come gli spacco il culo al merdoso. Mo vedi come gli spacco il culo. Guarda che mo mi vado a comprare seriamente un ordigno nel poke negozio. Li vendono tipo quelle bombe da piazzare sotto il letto della famiglia di quel tipo. Dov'è? Qua. Vai. Ci sarà qualcosa tipo veleno letale, tipo Eternit. Compra. Allora, intanto spariamoci antidoto. Me ne piglio uno in più. Non si sa mai. Ok, grazie mille. Perfetto. Poi ci prendiamo. No, che faccio? No, non questo. Compra. Wait. E non ce l'ha qualcosa da per attaccare, tipo? Prendo 3 super pozioni. Perfetto. Pozione normale, ne prendo 2, non si sa mai. Perfetto. Madonna santa. Ciao. Tu cosa vendi? Compra. Cura ball. No, niente, roba inutile. No, che ho fatto? Non devo comprare. No, ciao. Allora, per battere il merdoso di quella palestra di merda con quegli insetti di merda, non so che cosa devo fare. Evidentemente sto sbagliando qualcosa, sto usando i Pokémon peggiori, perché lui mi ha detto: ehi, sfidante, Raffaele è giovane, ma già esperienza con i Pokémon coleottero, ha persino costruito questa palestra. Sarà duro se non segui i miei consigli. I Pokémon coleottero odiano il fuoco, anche le mosse di tipo volante sono molto efficaci. Nicola. Allora, non devo ribatterli. Era questo a sinistra, mi ricordo. Devo batterli di nuovo? Non mi dire che devo batterli di nuovo, perché mi suicido se devo batterli di nuovo. Oh, ok, grazie a Dio non devo batterli 8 volte. Allora, proviamo a usare Nicola per primo. No, forse non Nicola.
Sto ragionando, che cazzo dovrei usare come Pokémon? Ho un'idea, faccio una mossa suicida. Sparo una maledizione a quel Scyther, mi suicido con Giorgio e poi cambio Pokémon. Geniale. Non funzionerà mai probabilmente, però proviamoci. Secondo me può funzionare. Secondo me può funzionare, non dico nulla, eh. Dai, forza, mandami sto cretino di merda, vai. Allora, o lo ipnotizzo. Ipnosi, dispetto, maledizione. Forse è maledizione più. Ma proviamo ipnosi. Ok, proviamo a ipnotizzarlo prima di tutto. Vabbè, tanto mi one shotta, quindi il problema non è quello. Si è addormentato. Godo. Non gli faccio niente, cambio Pokémon mo che dorme. Gli sparo Nunzio. No, gli dovevo fare maledizione prima di... Godo, dorme! Pistolacqua morso, era morso il più forte. Godo sta dormendo! Godo! No, cazzo, no! No! No, si è svegliato, no! No, si è ripreso. Però ho già un vantaggio. Ho già un vantaggio. Ho un vantaggio. Ho sbagliato perché dovevo usare maledizione. Dovevo usare maledizione. Vabbè, perderò. Mi one shotterà. Va bene, easy. E al terzo tentativo. No! Cazzo! 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 Ah, borsa. Al terzo tentativo uso maledizione appena lo ipnotizzo. Bene, perfetto, one shotami. Ah. Metapod di merda, guarda. Allora, borsa. No, ma mi posso ritirare tipo già da ora, tipo fuga. Devo perdere, devo farmi uccidere tutti i Pokémon. Minuti per battere una palestra, ragazzi. Vabbè, Metapod pistolacqua gli facevo malissimo. Wow. E che vuoi fare? Scemo di merda. Pistolacqua, perfetto. Metapod fuori dal cazzo. Ora io vorrei sfruttare il cambio. No, però ora ho giocato io, quindi giocherà lui. Sarà Scyther. Vuoi cambiare Pokémon? Conta come mossa cambiare Pokémon, vediamo. Tipo adesso dovrei riuscire ad attaccare io tecnicamente? No. Ma sì, perché non dare una mossa a questo Pokémon che ti toglie tutta la vita anche se sei a livello 19? Cioè lui entra, mi scatarra la vita e se ne va. Che mossa del cazzo, ragazzi. Che mossa del cazzo. Se mi avvelena, ragazzi, piango fino a domani sera. Vaffanculo, guarda. Ok. Ora cambiamo Pokémon. Mettiamo Giorgio. Speriamo che faccia una mossa per aumentarsi il vigore e non me lo disintegri al primo tentativo, perché sennò sono fregato. Scopriamo se sono fregato.
sì, forse ce la faccio, forse la ipnotizzo. Sì! Maledizione! Vai! Vai! Inculatelo! Vai Giorgio! Vai Giorgio! Vai Giorgio! Ok? Ok? Perfetto. Ora, Giorgio mi morirà. Io do vita al mio coso, al mio nunzio. Vai. Nunzio Fulvita. Lui ancora dorme. Mamma mia. Guarda, non lo metterei nemmeno Nunzio in campo, giusto per farti piangere come si deve. Coleottero di merda, che non è manco un coleottero, è un dinosauro. Dimmi che non si sveglia. Dorme, godo, ho vinto. Era così facile, cazzo. Ipnotizza maledizione è fatta. Easy. Cazzo, che combo che ho scoperto. Sono felicissimo di questa combo. No, però mo mi si evolve Giorgio. No, mi si evolve Nunzio, che è già evoluto, quindi non si evolve. Minchia, 1800. Vai. Niente, non si è evoluto nessuno. Dovevo finire la partita con Giorgio, evidentemente, perché l'ultima volta l'ho finita con Nunzio e si è evoluto Nunzio. O con Nunzio, conosci i vantaggi della medaglia alveare? Se ce l'hai, tutti i Pokémon fino a livello 30 ricevuti da altri allenatori ti obbediranno. I Pokémon che conoscono Taglio potranno usarlo anche fuori dalla lotta. Inoltre voglio darti questo, hai ottenuto MT89. Cosa ci sarà dentro? Scopriamolo. Contiene retromarcia. Godo ritorna tra quelli in squadra e viene sostituito. Fantastico, vero? Minchia, retromarcia devastante. A chi lo metto, però? A chi lo metto? Abbiamo battuto la palestra, amici. Sì, però devo fare l'ambaladam per tornare a casa. Non è possibile, eh? Che palle, non posso tipo uscire e basta. Mamma mia. Che stronzate. Ui! Perfetto, usciamo dalla palestra. Allora, a questo punto io direi, curiamo i nostri Pokémon e proseguiamo con la storia. Alice! Ho battuto la palestra! Non lo so, coleotteri! Due! La due! Grazie. Ci ho messo solo 3 live. Ok, grazie mille alla dottoressa Joy che si sta tornando in vita. Grazie a Guerbot 1682 per il quarto mese. Ciao, bellissimo. Benvenuto. Mi sta chiamando Nan. Hey! Qui Nan, come va? Chi è Nan? Volevo dirti, mentre lottavo contro uno Zubat selvatico, mi sono distratto per guardare una bellezza e lui è fuggito. Impara dalla mia esperienza, non distratti quando stai facendo un lavoro. Bene, a presto. Non mi ricordo chi è questo personaggio, purtroppo, non ho capito perché mi ha chiamato. Allora, io vorrei catturare qualche altro Pokémon, però prima devo scoprire come liberarne uno. Che ci ho tentato in tutti i modi l'ultima volta e non ce l'ho fatta minimamente. Che ho fatto? No, è arrivato un cosplayer. Ah, Mariano, dimmi un po', è vero che il Team Rocket è ritornato? Cosa? Tu l'hai battuto, ma non farmi ridere, non stai scherzando. Allora vediamo quanto vali. Ma ho appena combattuto, ma mi devi scassare la minchia. Vedi, mo ho scoperto una combo pazzesca, Mariano. Vediamo, buttami... Non mi ricordo chi c'ha. Cazzo! Merda! 1v1! Ipnosi. Direi che possiamo togliere Giorgio. No, come fallisce? Allora. Ho usato maledizione sul mio nemico solo per vedere. Solo per vedere che cosa succede. Quindi ora
Quel gas lì ha maledizione. Perfetto. Vabbè, dopo mi vado a curare tanto. Un gioco di maledizioni. No, fammi cambiare Pokémon e mettiamo Valerio. Vai, Valerio. No, leccata no, non mi leccare Valerio per cortesia, non gli fa nulla. Vabbè, dai, c'hai la maledizione che ti ha mandato il mio Giorgio. Ciao, ciao bello, ciao bello. Ma mo se rimetto in campo Giorgio c'è ancora la maledizione? Non lo scopriremo mai. Perfetto. Mi sono fatto male all'alluce, raga. Bayleaf, non conosco questo Pokémon. No, no, continuo a lottare. Chi è Bayleaf? Oh mio Dio, è un dinosauro. C'entra con quello con le lame di prima, è molto simile. No. Colpo di fango è fatto di erba. Foglie lama, minchia, greve foglie lama. Non mi fare male a lui. Oh! Grazie Nota Talon Main, grazie del Prime e grazie a Cerbo a Primavera per il quarto mese. Ciao belli, mi hanno inculato. Vabbè, devo mettere Nunzio, perfetto, io devo spaccare il culo a sto scemo di merda. Toh, morso. Mo ti caccio un morso devastante. Riflesso, che è il riflesso? Aumenta la difesa della propria squadra, proviamo pistola acqua? No ragazzi, è fortissimo. Vela in polvere. Ma ha un sacco di mosse devastanti. Ma come le ha prese? Forse tipo io me le sono tolte. No, come ha effetto, dai. Proviamo ira. Ci sarà qualche mossa che gli spacca il culo? No, no, niente ragazzi, non gli faccio nulla. Ha fatto la fotosintesi, ha usato tutte le mosse. Se vabbè, se vabbè, è arrivato il campione. È arrivato. È arrivato il campione, è arrivato. Non gli faccio assolutamente nulla. Senti, facciamoci battere e basta. Ho giocato male la partita. Perché mi guardi male? Mi sta rompendo il culo. Non so cosa devo fare. Metto Nicola. Però Nicola è a livello 9, mi spacca le chiappe. Niente, sono morto. Mi fa sempre... Ha quattro mosse devastanti. Con una si ricarica la vita per intero. Con una mi avvelena. Con l'altra mi spacca il culo. Proviamo beccata, boh. Ecco. Gioca sempre lui, ovviamente. Facciamo sempre questa cosa. Vabbè, mi ha battuto. Perfetto. Ratta tabù. Non gli ho fatto assolutamente niente. Non gli ha fatto niente. Mettiamo Giorgio, ragazzi. Mi one shotterà Giorgio e basta. Ipnosi, vai, 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 vai. Dimmi che si è addormentato. Si è addormentato. Se uso maledizione e muoio, non gliela dà la maledizione, vero? Devo scoprirlo. Lo curo e uso maledizione. Lo uso su Giorgio. No, non mi ha consigliato Alice, ragazzi, è in silenzio. È stata una mia idea. Mi sta solo fissando con uno sguardo arrabbiato. Stai leggendo la chat. La chat è qui nascosta. Aspetta. Proviamo a usare di nuovo ipnosi. Godo a nanna. Ce ne andiamo a nanna. Ora curiamo il mio amico Nunzio e lo mettiamo in campo. Borsa,
Ma ormai sono diventato un pro. Nunzio curato al massimo. No, cazzo, Nunzio avvelenato però. Dorme colpito dalla maledizione. Greve. Greve, greve. Vabbè, mettiamo Nunzio a sto punto. Amo i Pokémon livello basso, quindi li devo allenare tipo per fare queste vittorie. Qua. No. No, non la, fidati, questa cosa io non la vedo. Morto. L'ho ucciso. Cosa vuoi? L'ho ammazzato. No, più che altro questo spunto di riflessione. Zubat. Continua a lottare. Questo spunto di riflessione mi è arrivato perché... scemo. E, no, non ho fatto progressi. Perché ho un Rattata scarsissimo. Quindi mi sa che devo... O lo libero e ne prendo un altro. Proviamo a usare Morso. Minchia! Beh! GG Ez. In realtà GG Ez è un cazzo. Devo liberare Rattata. E non scoprirò mai come si libera un Rattata, vero? O un Pokémon in generale. Cioè, posso... Cioè, qualcuno mi dice come liberarlo? Se o devo spulciare? Le cose che ti dicono... Io ho letto tutto. Nessuno mi ha mai spiegato come liberare un Pokémon. Se ti metti qua, ti si vede. Guarda la mia mano. Non sono all'altezza della tua mano. Esatto. Più a destra ti si vede. Tipo, esatto. Questa è Alice. Pokémon, vabbè, ok, va bene, ok, bla 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 bla. No, non sto leggendo, ecco, li odio tutti. E tu stammi alla larga, se vuoi mettermi il bastone tra le ruote te la vedrai molto brutta anche tu. Devo andarmi a curare i Pokémon. Allora, perché fa così? Ah, sono avvelenato. Squadra riposa. Sto lavorando. Non disturbare a papà mentre lavora. Come libero i Pokémon? Conosci le Gigok? Sì, le conosco, me le hanno dette tutte. Bla 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 bla. Nella tua scheda dei Pokémon ce n'è qualcuno che usa delle mosse cosiddette nascoste. Quando un Pokémon è esausto significa che non ha più energia per lottare, ma può ancora usare le mosse associate a macchine nascoste fuori dalla lotta. Zero. Il PC di Bill può contenere fino a 30 Pokémon per box. Bella risposta. Let's go! Scusa, che cosa ti ha detto? Che cosa ti ha detto? Non è casuale. Quello che ti dicono non è casuale. Pensavo fosse una cosa a caso. Quindi questo... Qual è il PC? È questo? Oh no, l'ho suggerito, non avrei dovuto. Poldo accende il PC. Posso posare i Pokémon! Ho suggerito, no! Hai suggerito, però mi hai dato un grande aiuto. Puoi applicare le modifiche alle capsule? No, come si spegne il PC? Deposita Pokémon. Ah, è così poso i Pokémon. Allora, poso l'uovo. Aia. Mi hai dato un calcio? Che mi hai dato un calcio? Allora, posiamo. No, Nicola me lo voglio far livellare, che secondo me è forte. Lui sì. Posiamo questo. Ah, libera. No. Se faccio libera, lo libero. Se faccio consegna, lo metto... Quanti slot ho? 30! Ah, ma allora no, aspetta, prima di buttarlo me lo metto qua. E posiamo l'uovo. Che tanto è inutile, non ho scoperto come schiuderlo, quindi lo posiamo qui. No, perché l'ho posato nel box 2? L'ho messo nel box 2, vabbè, perfetto. Nel box 2 metterò le uova, quando scoprirò come si schiudono. Ok. Vuoi fare altro nel box? Sì. Che Pokémon poso? Questa è una bella domanda. Grazie a Cerbo Primo. No, ti ho già ringraziato. Ciao. Che cosa sto facendo? Devo depositare un Pokémon. Chi poso? Ah no, no, no. Questi vanno bene. Questi vanno bene. Questi vanno bene. Questi vanno bene. Ok. Andiamo a catturare altri Pokémon, cazzo. Mi servono le Ponce Balls. Mi fa paura, ti vorrei rubare il joystick. Ti faccio paura? Oh, sono andata in panico. Mentre lottavo con un Rattata, Madonna, ma perché sto qua? Mi dà sempre gli stessi consigli. Credo che abbia problemi di memoria. Ok, ora compriamo le Pokéball e andiamo
andiamo a catturare. Non mi veniva il termine, catturare. C'è un termine per dire catturare i Pokémon o catturare va bene? Compriamo... Ho 9 Pokéball nella borsa, può essere? Vediamo. Cazzo, avevo già 9 Pokéball. Allora prendiamo 3 super pozioni. Quanti soldi sto spendendo? E antidoto mi serve. Ne ho 2, me ne prendo un altro. E prendiamo delle pozioncine normali, ne prendiamo 5, che possono sempre essere utili. Benissimo, si va a catturare. No, non devo fare null'altro, grazie. Ora, andiamo dove mi stava sfidando. Scusi, si può togliere? Cretino. E andiamo dove mi stava rompendo le palle il tipo, di qua. Ed evidentemente ci sarà una nuova zona. Buonasera. Il bosco di Lecci. Allora, io non so se si chiama davvero Lecci o se Prince ha cambiato e voleva mettere Lecce, ma ha sbagliato. Però do per buono che il bosco si chiama Lecci. Spero che sia così. Ci si può perdere, ok. Il protettore del bosco vigila su questo luogo. Guai a chi si comporta male. Chi è il protettore del bosco? Chi cazzo è il protettore? Bosco di Lecci. Hello, guarda qua. No, però fatemi cambiare Pokémon. Non mi fate mettere... Fatemi mettere Valerio come primo Pokémon. No, è meglio Nicola come primo Pokémon. No, no, facciamo fare un po' di livelli a Valerio. Guarda, un nerd! Che guaio, il mio capo sarà furioso. I Farfetch'd che tagliano la legna per ricavare carbonella sono fuggiti. Come si legge Farfetch'd? Saresti capace di racciuffarli? Devi sapere che i Farfetch'd hanno un udito sopraffino e appena sentono il rumore di un ramo che scricchiola si voltano in quella direzione. Se in quel momento li si afferra da dietro, di sicuro allora credi di poterci riuscire. Non voleva combattere. Ah, è quello un Farfetch'd. Farfetch'd si è afforto di te, ha sentito lo scricchiolio di rami e si è voltato da questa parte. Ma che cazzo? Ho sbagliato. Ciao Checco, grazie del 12° mese. Paras, questo lo vogliamo catturare, onestamente mi fa un po' cacare, credo che lo lincerò sul colpo, mi dispiace amore mio. Ho detto amore mio al paguro, non... Ma non gli ho fatto niente. Sì, però Valerio, se ci dobbiamo fare sta figura di merda nel bosco, guarda che non c'è bisogno di fare così. Farfetch'd. Come si legge? Farfetch'd. Non me lo dici. Lo chiamerò Farf. Orf. For. Orf. Spaccaroccia, dai. Gli spacco il cranio con spaccaroccia. Madonna, ma perché no? Ma perché Valerio non riesce a battere i Pokémon di livello 5 del bosco? Ah. Valerio, veramente mi stai facendo fare una figura di merda davanti a tutti gli spettatori, eh? Quindi per favore. Non riesco a battere questo Pokémon, ci sto mettendo un sacco di mosse. Sto Pokémon non lo so, non lo voglio catturare. Sto per dirti, me lo consigli, però non credo me lo consiglieresti. Cioè, non puoi darmi consigli, quindi no, non dirmi nulla. L'ho ammazzato nel dubbio, al massimo lo ritroverò. Che figura di merda, ci abbiamo messo un sacco per batterlo. Catturato! Farfè! Perfetto, catturato da dietro e di soppiatto. Wow, ho davvero acciuffato Farfetch'd. Non so come ringraziarti, però c'è ancora un Farfetch'd in giro. Senti, Farfetch'd hanno un udito sopraffine. Appena sento nel minimo... Va bene, ragazzi, non c'è bisogno che me lo dite tutte ste volte. No, ho iniziato il dialogo di nuovo. No, basta! Perché ridevi? Zubat non lo voglio. Mi fa cacare. È letteralmente un pistrello. Pipistrello. One shottiamolo con polpo di fango. Va bene. Con colpo di fango. Ma che vuoi fare con Sanguisuga che c'hai tutta la vita? Ma sei un imbecille. Sei proprio un imbecile. Pistiamo pistolacqua.
Super suono. Questo non l'ho mai visto. No, ma confuso. Valerio, che figura di merda. Io ti porto per battere tutti i Pokémon. Ah no, ok. Ha colpito anche se non è... Anche se non... Ok, perfetto. Ma lo catturiamo lo stesso, raga. Per il Pokédex. Lo catturiamo. Tanto, al massimo lo posso nel computer. No, Zubat non ce l'ho, catturiamo. Ma è un pipistrello, tipo. Va bene, Pokéball. Mi hai chiamato scorreggione, smettila. Dai, lo catturo, forza. Così tanto per... Ti catturo solo perché ti voglio bene, guarda, in qualche modo. Zubat è stato catturato! Bravo ragazzo, Zubat. Ah, ma gli devo abbassare la vita per... Catturarlo? Non mi ricordo. Veleno volante. Ah, pensa un po'. Vuoi dare un soprannome a Zubat? Sì, si chiamerà. Si chiamerà... Lorenzo. Non so perché. Lorenzo. Lorenzo. Cos'è qua? Minuscolo, maiuscolo? No, ma io ho scritto i titoli in caps per tutto questo momento. Io ho scritto tutti i nomi in caps. Ma porca puttana, ma perché parte in maiuscolo? Giustamente, sono un cretino. Vabbè, ormai che li ho scritti tutti in caps, continuerò a scriverli in caps. Sì, ma io ho 22 anni. Tu ne avevi 6 quando l'hai giocato, ok. Una cipolla, Oddish. Questo lo catturo. Questo lo catturo. Vai, pistola acqua. Gli abbassiamo la vita e lo catturiamo. No. Va bene così la vita abbassata. No, io ti chiedo le cose, non ti devo chiedere nulla. Profumino, cos'è Profumino? Che mossa è? Elusione. Cos'è elusione? No, ci sono troppe cose che non capisco. Ci sono troppe cose che non capisco. Ok, possiamo catturarlo. Gli ho abbassato un po' la vita. Ho 10 Pokémon, posso catturare 10 Pokémon, ragazzi. Grazie a Pazzo Sgravato per il 17° mese. Poi da un po' che non ci si vede. Minchia, bello mio, come stai? Allora, borsa, aspetta che devo catturare un Pokémon. Pokéball, usa. Pod usa Pokéball. E più la vita è bassa, più io ho probabilità di catturarlo. No, perché lo sto catturando sempre. Teoria fallace. Mi prude la nuca. I dati di Oddish. Questo come lo chiamiamo? Minchia, oggi dovrò essere bello inventivo. Cos'è quel segnetto? Gira di notte, svegliandosi con la luce lunare. Di giorno se ne sta tranquillo sottoterra. Lo chiameremo... Dino. È un bel nome, Dino. No, no, Dino mi piace. Gli do solo nomi italiani per rispettare la mia culturalità. Pokéball! Dlarz è di... Ah, è vero, è del sud, però. No, un altro no. Oddio, e se lo mettessi per fare... No, però non lo so, non lo voglio usare, Pokémon Cipolla. Mettiamo Nicola, dai, tanto sono scarsi. Facciamo livellare un po' Nicola come si deve. Assorbimento! Cosa mi ha assorbito? Il conto bancario? Assolutamente nulla. È scarsissima la cipolla. Beccata. Guarda come lo one shot con beccata. Wow, beccata è fortissimo. E lui continua ad assorbirmi. Scusate, è un verso fastidiosissimo. Grazie. Grazie Francesco per il secondo mese. Dai per Nicola. Il figlio di puttana è fortissimo. Ma scusatemi ragazzi. Scusatemi. Ciao cipolla, ti ho già catturato, quindi addio. Ho già il mio Dino. Pod trova revitalizzante, penso. Allora, non devo distrarre Farfetch'd. Così mi vede.
Allora lo faccio girare qua. E ora andiamo qua. Ah, da dietro, da dietro. Ora. È un puzzle, devo capire come... No, cazzo. Cazzo, cazzo, culo. Non ce la farò mai a ricordarmi come si fa sto puzzle. Valerio, rompi il culo. No, no, mettiamo Nicola. Fammi livellare Nicola. Devo cambiarli. Scusatemi, non so, sono in tensione. Beccata, vai, beccata è forte contro tutti. Soprattutto contro questo qua. Che poi che Pokémon è? Tipo un Pokémon mollusco, tipo. Grazie Francesco ancora per il secondo mese, bello. Oh, entrate nel gruppo Telegram, ragazzi. Punto esclamativo Telegram per il gruppo. Ora. Facciamo così. No, sono tornato punti a capo. Ok, ora devo andare qua. No, però lui si gira verso di me. Sì, però non posso fare così. Ah, non posso fare così. Non posso fare così. Di nuovo la cipolla non la combatto nemmeno. Fa un culo i livelli. Fuga. Che c'è? Perché insulto la cipolla? Ti sei arrabbiato? Scusa. È vero, è molto carino. Ah, dovevo interagire con lui. Ma puttana Eva. Sempre sta cazzo di cipolla. Fuga. È sempre lei in realtà. Cipollas. No, però adesso torna là. Ho un'idea. E che vuoi, Gennaro? Porco due, sto catturando un Pokémon. Qui Gennaro è ancora in piedi. Sai che ho battuto un esemplare di Hutut? Ma che mi interessa? Ma perché mi chiamano ste persone? Ma se io faccio così... Allora, tu hai idea di come si risolva questo puzzle? Porca puttana. Perché è un puzzle difficilissimo. Perché se lui adesso si gira verso di me... Ah, ho capito. No! Se è una cipolla mi metto a piangere. Basta, basta, mi sono rotto il cazzo di scappare. Non fuggirò mai più da te. Non fuggirò mai più da te. Non fuggirò. Nunzio, entra in campo, Nunzio. Mamma mia, non ce la faccio più. Cipolla di merda. Usa tutti gli assorbimenti che vuoi. Usa tutti i cazzo di assorbimenti che vuoi.
Oh, guarda, ti uso morso. Mamma mia, se potevo creare un terremoto per ucciderti l'avrei fatto. Perfetto, guarda. L'ho voluto fare solo per cattiveria. Per pura malvagità. Oh, catturiamo sto merda di Farfetch'd. Oh, basta. I Farfetch'd sono tornati, grazie davvero. I Pokémon del mio capo non mi debitiscono perché non ho medaglie, ma per fortuna c'eri tu. Oh, chi è? Chi è questo? Oh, il mio Farfetch'd, non mi dirai che sei tu che l'hai ritrovato. Senza di lui non possiamo tagliare i rami e ricavare la carbonella. Grazie, devo proprio sdebitarmi. Ci sono, prendi questo. Hai ottenuto MN01. Poi lo metto MN01 nella tasca. E la MN taglio. Ah, per tagliare quel rametto. Va bene. Ma fai attenzione, questa MN una volta imparata non si dimentica più. Perciò scegli con quella quale Pokémon farla imparare. Borsa. Taglio. Usa. Vediamo su chi me la fa mettere. Vai. Allora, no, la devo mettere alla cipolla. Devo catturare un Pokémon per mettermi taglio. Che c'è? Ah, ok. Ho visto Alice così. Ho detto, che ho fatto? Che cosa ho combinato? Invece stavo solo sbadigliando. Grazie a Il Trattore Super Furioso per il Prime. Hello. La metto Annunzio, che è il mio main. Però Annunzio ha solo mosse forti. Non mi guardare così. La metto Annunzio, mi sa. No, la metto alla cipolla. L'ha imparata alla cipolla, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata, ragazzi. L'ha imparata alla cipolla, e vabbè. Ah, però tanto la posso usare altre volte, quindi. Vai, sì. Tagliamo sta merda. What the hang? Perfetto. Ora facciamo livellare Nicola, per cortesia. No, scusate, ho sbagliato. Ordina. A posto. Ho appena notato che Lorenzo è femmina. Oh cazzo. Santuario del Bosco di Lecce è dedicato al protettore del bosco. Bene, mi fa piacere. Porca merda. Chi mi sta chiamando? Mi sta chiamando Prince. Cosa vuole Prince? Pronto? Sono lo spirito del Bosco di Lecce. Vai a prendere quell'uovo maledetto brutto. Devo andare a prendere l'uovo. Si schiude nel bosco. Ops. No! Cipolla. Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ho fatto? Non mi prendere in giro. Zubat, scusa, devo scappare. Prendi questo. Devo prendere l'uovo. Ma no, ha detto che lo devo prendere. Si schiuderà nel boscus. No, sono confuso. Ah no, ha fatto usare lo stesso. No, Nicola, stupido cretino, Nicola. Nicola non è più confuso. Gang. Grazie a Elfason per il tier 1. Ciao bello, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Benvenuto. Benvenuto, carissimo. Scusate, devo andare a prendere l'uovo. E quindi devo posare Lorenzo. Devo posare Lorenzo. Vabbè, poso Lorenzo perché la cipolla mi serve per tagliare. Che cosa strana. Non tagli più la cipolla, ma ora la cipolla serve per tagliare. Ironica la vita. Allora, intanto fatemi posare a Lorenzo. Deposita Pokémon. Depositiamo questo. Qui. Vuoi fare altro nel box? No. Mi dispiace per Lorenzo. Misgender finito benissimo. Curiamo i Pokémon. Ah, devo prendere l'uovo. Ah, 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 ah. Mi sa che questa live la faccio uscire sotto forma di, cioè i prossimi due episodi usciranno sotto forma di un episodio. Mi sa.
Ok, ritira Pokémon. C'è un Pokémon dentro l'uovo e io devo farlo schiudere col protettore del bosco, evidentemente. Per questo me l'ha fatto Pia. Che cazzo ridi? Ma perché ti fa così ridere? Ho detto una puttanata. No, no, tranquillo, va bene. Bosco di Lecci. Il santo bosco di Lecci. Dai, forza, devo far schiudere l'uovo. Ancora sta cipolla di merda. Dopo faccio cipolla contro cipolla. Beccata, vai. Beccati questo, cipolla. Cipolla contro cipolla, è interessante. Beh, è letteralmente una cipolla. Oddish cosa vuol dire in inglese? Scusate ragazzi, la smetto. Ho detto che la smettevo e non l'ho smessa. Livello 10! Che palle, potevo far evolvere un Pokémon prima. Vai, sì, usiamo taglio. Ma prima l'avevo battuto prima, è già ricresciuto. Bravo, Dino! Devo ricordarmi che la mia cipolla si chiama Dino. C'è una Pokéball lì. Ma è sempre questo Pokémon. Capisci che non c'è divertimento se c'è sempre lo stesso Pokémon? Dino Casares. Come ho fatto a fallire contro la cipolla? Ma come cazzo ho fatto a fallire contro una cipolla? Non è possibile. Stasera mi metto la cipolla nella pizza. Come voglio la pizza, cara? Beh, potrei ben indovinare come la voglio. Cazzi e patate, bravissima, bravissima. Battuta misogina fatta. Ma che cosa vuoi? Ho trovato un antidoto. Beh, li avevo già, inutile. Poi non sei una donna. Lo decidi tu, non chiamarmi coglione. Lo sai che mi offendo. Pa-pam. Lo catturo, Paras. E vabbè, dai, catturiamolo, senti. Catturiamolo per il bene della patria. Beccata. Beccati questo. Oh no, volevo catturarlo, l'ho ucciso. Beh, ops, mi sono dimenticato. Dicevo, pizza con wurstel e patatine. Sì, perché? Per le patate? Come ci arrivo da quel chiattone? Scusatemi ragazzi, è stato molto fuori luogo chiamarlo così, in modo molto genuino, chiedo scusa. Chiedo incredibilmente scusa da quel signore. Mi è uscito spontaneo, scusatemi. È una cosa bruttissima. Di nuovo, no, l'ho ucciso di nuovo. Dovevo catturarlo. Perché mi distraggo mentre gioco a Pokémon? Porca puttana. Ci arriverò dopo, evidentemente. Wow! Buonasera, mi chiamo Shenzhou della dinastia Ming. A passo di danza mi sono smarrita nel bosco selvatico sola e impaurita. Che accade, ordunque? Ti ricordi di me, comunque? A Violapoli, hai detto? Non ti inganna forse l'aspetto? Sai dov'è l'uscita del bosco che, ahimè, io non conosco? Ho detto no. Volevo dire sì, vabbè. Sicché anche tu ignori i sentieri che portano in salvo i forestieri? Oh, conosce lui il percorso, che Pokémon bravo ci viene in soccorso. Evviva, giovane allenatore, ti ringrazio con calore. Che interazione è stata? Dovevo dargli l'uovo, forse? No. Pam, 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 pam. Sempre una cazzo di cipolla, non è possibile. Cipolla di merda. Cipolla di merda. Ma mi metto Nunzio, così li one shot. No, però devo livellare. Non livellerò mai nulla con Non livellerò mai nulla con questi Pokémon livello 5, però amen. Almeno Nicola è a livello 10. Udisce, selvatico usa assorbimento. Beccata. Mi sa che mo metto un po' Valerio, che sta al 13, così li one shot prima e mi faccio un po' di livelli a cazzo di cane, boh.
Dai, no, mettiamoci Valerio, che sta bello qui al 13. Buona. Ma anche Giorgio sta al 14, eh? Etere. Cos'è l'etere? Ma non è tipo letale l'etere? Quello è l'Eternit. Cosa cazzo è l'etere? Che c'è? Restituisce un massimo di 10 pp a una mossa o una scelta di un Pokémon. Ok, mi ritorna i punti mossa. Sì? Non trovavi il telefono, lo stai usando, sì. Ecco perché non lo trovavi. Arrivederci, Bosco di Lecce. Ma no, forse ha lasciato qualcosa? Wow, signorina! Hai visto il santuario dedicato al protettore del Bosco di Lecce? Ma ancora... Credo ci sono Pokémon di tipo erba. Perfetto. E vedo che ha un bel Pokédex. Allora immagino che farei tante lotte. Ti consiglio di usare questa MT ogni tanto. Grazie della MT. Che cos'è? All'interno c'è provocazioni. I Pokémon colpiti da questa mossa possono usare temporaneamente solo mosse che infliggono danni. Cosa vuoi, Liz, che mi chiami al cellulare a quest'ora? Ehi, ascolta. Ho dimenticato quello che volevo dire. Tu. Figo pizza, no, non voglio la pizzeria di Figo pizza. Allora, consigli utili. Nella torre radio di Fiordoropoli, a nord di qua, stanno svolgendo una campagna promozionale. Rispondi al quiz e vinci una scheda radio. Ma chi te se incula? No, pensavo fosse un bravo ragazzo, invece è un teppista. Come si chiamerà? Tipo Kevin. Emanuele, no, ho sbagliato. Quanti cazzo di Pokémon c'ha? Cristo santo. Da. Ho dabbato, scusate, non so perché ho dabbato. Non so perché ho dabbato. Dai, forza. Dai, Valerio, dobbiamo battere Emanuele. Solo perché Emanuele è un nome da persone stupide. Non so quante persone in chat si chiamano Emanuele. Se c'è qualcuno in chat che si chiama Emanuele, per favore me lo dica. Tra l'altro Valerio è di tipo acqua, siamo sicuri? No, era di tipo acqua e spettro, può essere? È letteralmente un Axolot. No, allora non è spettro. Non mi ricordo che cazzo di tipo è sto Pokémon. Dopo controllerò. Sandshrew, questo non lo conosco. Continua a lottare? No, utilizziamo sempre Valerio, che ormai è un capo. Come non c'è viste le patatine? Non c'è viste le patatine? Chiudiamo... chiamiamo la polizia. Prendi la salsiccia e patate. Questo mi sa che già l'avevo visto, però. Sì, sì, è quello di tipo sabbia. Sì, 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 mi ricordo di lui, mi ricordo. Mi ricordo benissimo. Ah, sabbia contro acqua, letale. Bagni la sabbia, cosa ti rimane? Come si chiama la sabbia bagnata? Sabbia bagnata. Turbo sabbia. È un Pokémon di tipo sabbia che usa solo mosse in cui ti lancia la sabbia. Cioè, è tipo terrificante, tipo... Vivere così, tipo... Secondo me, non lo so. Poi magari è una bella vita. Madonna, Valerio ormai il capo. Ui. Spearow, questo non me lo ricordo nemmeno. Manda in campo Spearow. Ah, è il Pokémon piccione. Sì, sì, certo, me lo ricordo. Devo memorizzarmi i nomi. È stupidissimo dire cioè dare i nomi ai Pokémon che vuoi tu, cioè dargli un nickname, perché poi non ti ricordi i Pokémon. Ma che cazzo, ma come fai a dire mo mi metto un piccione in squadra? Dai, bagnagli le ali a questo polletto. Ma come non c'è nemmeno quella pizza? Ma che pizza fanno? La pizza con la merda, tipo? Prendi la... No, prendi la... Magari la portano. Pip, 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 pip. Fammi sguardo. C'è una pizza solo wurstel, è triste. O la prendi con wurstel e patatine o la prendi margherita. Cioè, solo wurstel. Ma che cazzo di pizza è? Come mettersi una scarpa, tipo. O legarsi i capelli con un solo elastico. Senti, prendimi una pizza con salsiccia, cioè, tipo. Pizza, patate no. Pizza con salsiccia, perfetto. No, se no che pizza mi consigli?
Prendi le patatine a parte, brava. Grazie. Geniale questo. Non ci avevo pensato. Maschio. Mi ha chiamato maschio. Spiro! Come fa? Come parla Spiro? Fa tipo... Oppure tipo fa come le colombe che fanno tipo... Secondo me Spiro parla come i corvi, fa tipo... L'ho fatto benissimo. Sei molto bravo. Dimmi un animale da imitare. Pappagallo. Bello, ho fatto bene. Grazie. Non sto riuscendo a battere questo allenatore. Alice, sono da mezz'ora qua che sto... Ah, muori, piccione di merda. Ma perché è così difficile? Mamma mia, da quando danno da mangiare ai piccioni a Venezia sono diventati fortissimi. Ma se ne vadano a fare in culo per quanto mi riguarda. Prendimi una cazzo di pizza con i würstel e basta. Con la salsiccia. Con la salsiccia, va bene. Mamma mia. Non vogliono guadagnare le pizzerie. Fatemi dare la pozioncina qua. No, non gli do l'etere, poverino. Non si sa mai. E dove cazzo stanno le pozioni, raga? Ah, ecco. No, questa è sveglia. Pozione! Dai una pozione al tuo Pokémon per tornare alla vita. Ok, allora, ci siamo quasi. Non so dove siamo, ma non voglio combattere contro lui. Quindi farò il giro largo. Chi è lei? Alleni i Pokémon, lottiamo. No, niente, mi sembrava un personaggio buono. Ah, parte la sfida di Gina. Mia zia si chiama Gina. Oh! Hoppip! Hoppip! Urrà! Hoppip! Urrà! Chat, tutti insieme. Hoppip! Urrà! Ma che Pokémon è? Tipo una... Sembra un Pokémon di tipo erba volante, può essere? Spero di fargli il culo con pistola acqua. Non è molto efficace, perfetto. Proviamo colpo di fango? Ma perché l'ha tolto via? Ma perché cazzo... Colpo di fango. Scusate, cosa cazzo sta succedendo? Perché continua a ritirarlo e a rimandarlo? Ah, non ha effetto, no? Scusate, non avevo letto. Spacca roccia? Ancora! Ma che cazzo? Ma ha 3 Hoppip sta tipa e li sta continuando a uscire e far ritornare? Batti 5. Sentite, purtroppo Valerio non potrà più combattere contro... contro questo Hoppip, quindi dovrò mettere la cavalleria pesante. Vai, Nicola! No, devo mettere Nunzio per la cavalleria... con la cavalleria, perdonatemi. Hoppip, urrà! Oh! Questo lo conosco! Bulbasaur! Posso catturarlo? Bulbasaur è allenatore, ce l'ha un allenatore. No, ce l'ha un allenatore, devo ucciderlo quindi. Ma lui è fortissimo, è tipo uno dei Pokémon più famosi. Però magari famoso non vuol dire forte. No, devo ucciderlo. È terrificante. No, non posso ammazzarlo. È un Pokémon che conosco. Mi ha dato i semini, grazie. Nicola è pieno di semi. Che figata, ho un sacco di semi. Io adoro i semi. Lui c'è pure nel film di Detective Pikachu, mi sa. Beccata. Il protagonista era nero in Pokémon Go. No, in Pokémon Detective Pikachu. O il protagonista era Pikachu, forse. E Pikachu non è nero, è giallo. Continua a lottare. Pikachu è giallo, non farmi gaslighting. Questo me lo ricordo, non farmi dubitare. Ah, Hoppip, urrà! È morto, cretino. Hoppip nemico è esausto. Nicola riceve 142 punti. Cosa? Hoppip urrà? È bellissimo. Mi fa un sacco ridere.
La prossima scelta sarà Hoppip. No, teniamo Nicola, che ormai abbiamo capito essere fortissimo. Posso stare contro un allenatore per ore e ore, è una roba terrificante. E se off live mi livellassi Pokémon? Ha fatto, di solito i Poketubers lo fanno, ha fatto la fotosintesi clorofilliana, il pezzo di merda. Cioè, come fai a fare la fotosintesi clorofilliana se sei un Pokémon? Non ha senso. Qualcuno chiami l'Istituto Nazionale dei Pokémon. O la polizia anche, tipo. Ma sta continuando a fare la fotosintesi, non è normale. Sintesi. Credo sia letteralmente una fotosintesi. Ah, l'ho ucciso. A sto giro l'ho ucciso. Anche abbaia non morde, sì. Wow, 142 punti esperienza. Hai avuto la meglio su Gina, Picnic Girl. Vattene a fan picnic, Gina. Ci avrà 6 anni, ci avrà. Se trovo qualcosa te lo regalo, dammi il tuo numero di telefono. Vabbè, prendiamo il numero di telefono. Un'altra persona che mi chiamerà continuamente. Vediamo che Pokémon ci sono qui nell'erba. Drowsy! Lo prendo? Sì, lo prendo. Drowsy è un elefante un po' chiatto. E di nuovo, niente ragazzi, scusate, mi deve uscire dal mio vocabolario questa frase. L'hanno accettato, Godo? È un elefantino, ma che tipo è? Sabbia? Che cazzo ridi? Mi deridi. È ovvio che non sia sabbia. Proviamo spaccaroccia. Botta! Ma lui che mosse usa? È solo tipo un cicciottino, non lo so. Cazzo, non gli faccio nulla. No, è un tapiro, ecco cos'è. Un tapiro, si chiama così, tapiro tipo. C'erano in l'era glaciale, mi sa. Mi sa che devo cambiare Pokémon perché non gli sto facendo assolutamente nulla. Inibitore. Che figata la mossa. Inibitore ha messo... Non ho letto cosa mi ha messo fuori, però va bene. Lo provo a catturare? Allora, striscia la notizia, vai. Devo romperti il culo. Ok, mo lo catturo. Intanto, minchia, comunque dare sto strumento a Valerio che gli fa tornare i punti è pazzesco. Ora, no, ho sbagliato, devo fare borsa. Pokeball, vai. Non so quando usare le altre Pokeball, devo leggere quelle là. Drowsy o Drowsy? No, è scappato! Perché è scappato? Devo abbassargli di più la vita, evidentemente. Quindi da Pokémon a Pokémon cambia. Ah, perché quello era livello 5 quando l'ho provato a catturare, per questo. Minchia, quindi quel livello 100 gli devo tipo ridurre la vita di tantissimo. Ok, mo catturato. Ah, però ci ho perso la Pokéball. Cazzo. Drowsy è stato catturato. Grazie mille. Come lo chiamiamo Drowsy? Lo chiamerò... No, Valerio già ce l'ho. Ah, ma è l'impronta questa cosina qua nera. Ah, è di tipo Psycho. Che cazzo ridi, dai. Non lo sapevo, era giallo, ho dato per scontato fosse sabbia. Che cazzo ne so che è di tipo psicologico. Tipo che mi ha fatto ridere, è stata la pronuncia. Drowsy? Psycho? Psico? Ah, Psico, va bene. È un Pokémon Psico, va bene. Vedere un soprannome a Drowsy, sì. Lo chiameremo... si chiamerà... Francesco. Anzi, Franco mi piace di più come... Franco! Puoi cantare! Agis Love! No, preferisco non farlo. Franco è stato trasferito nel box... Nel box, sei finito nel box. Ah, perché ho tutti gli slot pieni, ecco perché. Ciao Tania, come va? Sono Liz. Sto bene, ma mi annoia a morte.
Come ho sbagliato numero? Infatti non mi chiamo Tania. Madonna, Liz è una cacacazzo pazzesca. Voglio tipo togliere il numero a lei. Cetra, nonno. Oddio! Bel lavoro, i Pokémon che mi hai donato stanno bene, nonno. E anche tu mi sembri piuttosto in forma. È vero, devo dare un nome alla femmina a uno dei miei Pokémon. Mi presento, questo è Poldo, allenatore. Di Pokémon ne sa un bel po', non al tuo livello però, nonno. Vieni con me, Poldo. Ah, vero che lei c'ha quel coso che mi sa l'evoluzione di Pikachu? O Pikachu è l'evoluzione di questo? Questo. È Pikachu blu, praticamente. Ti presento il mio amico Poldo. Oh, oh, capisco, quindi ora è un fidanzatino. Oh, che cosa carina, nonna! Riprova a dire una cosa del genere davanti a me, brutta vecchia. No, non è vero, non lo farei mai. Ma cosa dici, nonnina? Non fantasticare, non è come pensi. Siamo solo vicini di casa. Ma perché devono mettere queste cose nei giochi? Che palle, che mi imbarazzano. Se l'hai portato tu, Cetra, è di sicuro un ragazzo sveglio. Allora, caro Poldo, torna a trovarmi quando vuoi. Allora, beh, io vi saluto. Perché mi ha portato da sua nonna? Ah, che sbadata, me ne stavo per dimenticare. Ecco, tieni, è il mio numero del Pokégear. Ma ancora. Ah, Cetra, non è Liz. E allora chi è Liz? È una tizia a caso, probabilmente. A seconda dei droidi reagisce in molti modi diversi. Io sto osservando queste reazioni. Se mi telefoni ti do qualche dritta. Nonna, ci scambiamo i numeri di telefono solo perché siamo allenatori tutte e due. Non inventarti storie inesistenti. Bye bye! Sono la padrona della pensione. Possiamo allevare i tuoi Pokémon. Vuoi affidarcene uno? Che vuol dire pensione? Puoi allevare, ti aumenta i livelli. Cazzo, diamogli Nicola. Consegna. Alleveremo il tuo Nicola per un po'. Fai passare un po' di tempo e poi torna a prenderlo. Possiamo allevare due dei tuoi Pokémon. Vuoi lasciarne un altro? No, basta. Ho lasciato Nicola in pensione. Nicola, ti vengo a prendere il prima possibile. Fai un po' di livelli. Se me lo dimentico là, che succede? Che invecchia, tipo? Vabbè. A proposito, forse è una buona idea annotarti il numero mio e della nonna. Va bene, così ti possiamo aggiornare sui Pokémon che ci affidi. Poldo registra il nonno. Ah, ok, grande nonno che mi ricorderà di prendere il mio Pokémon. Il mio Pokémon. Perché ho detto il mio Pokétonx. Quando ci affidi dei Pokémon, fatti sentire ogni tanto. Sono proprio felice di poter finalmente usare il Pokégear che... Madonna, che palle, sto vecchietto. C'è la polizia! No! Tududum. Questo è quando ti ferma la polizia. Ma chi hai? Cosa credi di fare? Parte la sfida di Vasco, guardia. Ma che ha un cane? Ma perché la polizia mi sta minacciando? Ma non ho fatto nulla di illegale, Alice. Ho solo lasciato Valerio in pensione. Nicola, scusatemi. È un cane, tipo. Growlithe. Che nome da fico, cazzo. Growlithe. È possente come Pokémon. Proviamo colpo di fango. Ma non ho capito perché devo combattere con la polizia. Cioè, non è una cosa un po' illegale? Ma arrestano se lo batto? Devo fuggire? Che devo fare? Devo farmi sconfiggere? Mi stai prendendo in giro? Non ti ascolto. Bracere. È un Pokémon di tipo fuoco questo. Interessante. Interessante. Super efficace, vai. Oh, però 17 contro 14, gli sto rompendo il culo. E ciao alla polizia. Se ne va andare benissimo a fare in culo. Non guardiamo Sanremo dopo, Alice, non me lo chiedere mai più. Perché ho 46 notifiche su Instagram? Ah, è un gruppo. Pensavo fosse la gente che mi stava spammando qualcosa che ho fatto. Schianto! Certo che voglio imparare Schianto. Voglio che ne dimentichi una. E Fangata è quella che mi fa più cacare. Ah, però indeboliva gli elettro. Forse è stata una minchiata. Dimentica come usare Fangata. Al suo posto, G-Schianto. Let's go! Ma io, buonasera, è molto bello essere una nuova mossa di Valerio. Che poi si chiama Vasco, come Vasco Rossi. Minchia, mi ha dato 680 sterline. Volevo schivare la tipa, invece...
No, Rattata se ne può andare a fanculo. Ah, ma qua è livello 11, ma a sto punto lo catturavo mo. Ma non mi conviene catturare mo i Pokémon che sono a livello tipo 7, 5. Perché più aumento i livelli dei miei Pokémon, più i Pokémon che incontro sono forti. Quindi non mi conviene catturarli mo per il Pokédex, ma a livelli già alti. Perché così non me li devo livellare fino ad arrivare a livello 70. Sta arrivando? Minchia, ma subito? Ma sono dei pizza fest. 6 minuti per battere questo Rattata? Ce ne vogliono 5. Ok. Grazie mille per i punti esperienza. Vabbè, un po' sta livellando quantomeno. Andiamo a prendere questo. MT63 divieto. Ma io non so che cazzo è sta mossa, ragazzi. Fiordopoli, ci stanno le prostitute a Fiordopoli. La torre radio a Fiordopoli è un punto di riferimento. Ora stanno facendo una campagna promozionale. Ti modificano il Pokégear affinché si possa usare anche come radio. Ah, non era una prostituta, scusatemi. Ho sbagliato. Ho visto male. Wow, c'è una bambina. Non è detto che un Pokémon di livello più alto vinca. Potrebbe essere svantaggiato come tipo. Non esiste un Pokémon che sia il più forte in assoluto. E invece non hai visto il mio Nicola. Sei in un centro Pokémon. Va bene, sì, voglio rimettermi in sesto la mia squadra. E voglio prendermi e... No! Sono uscito dal bosco. Cazzo culo. Merda tette. Mo devo... Volevo prendere lui, Ritina. No, voglio fare altro. Il Colosseo al piano qui sopra è per giocare wireless. Ah, io non posso giocare wireless, essendo da emulatore, perfetto. Adieu, 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 adieu. Hai fatto delle pesche? Oh, che brava. Allora, vediamo se c'è qualcuno con cui poter parlare qui a Fiordopoli. 4 minuti, cazzo. Cosa ho fatto? Ho glitchato. Ho glitchato? Oh mio Dio. Ma sono... Che bello fare shopping. Beh, ma sei un cubo... No, credo di aver glitchato. Credo semplicemente di aver glitchato. Mi sta chiamando Prince. Ho glitchato. Ciao Prince. Che c'è? Calmo. Non dovevo succedere. Ok, allora fammi un salvataggio rapido. Ti faccio un salvataggio, sì, scusami. Vai. Save state, mandamelo, ti prego. Ok, a posto. Saves 2, perfetto. Direi che può finire così la live. Grazie Prince. Ciao. Il panico di Prince nel glitch. Va bene signori, direi che per... Devo salvare. Fatemi salvare. Salva. Vuoi salvare il gioco? Sì, perfetto, fatto. Ok signori, direi che per oggi abbiamo finito così. Abbiamo catturato un po' di Pokémon. Abbiamo fatto un po' di palestre. E mi sono dimenticato di far schiudere l'uomo nel bosco. Lo faremo nel prossimo episodio. Ricordatemelo. Non potete ricordarmelo perché non vi posso leggere. Adesso switcho e vi leggo, Niente spoiler. Niente spoiler. Niente spoiler, ok? Sto per switchare. 3, 2, 1. Ok, ora vi posso leggere. Ciao ragazzi. Oh, è appena arrivato il raid di Gravier. Epico, epico. Ciao ragazzi, non ho mai giocato Pokémon in vita mia. Sto facendo una blind run. Questa è la prima volta che gioco a un Pokémon. Non sto leggendo la chat, quindi se vedete la chat chiamarmi coglione, ti odio, palle e... Sei un po' scemo, è normale, perché sto facendo degli errori nel gioco, semplicemente. Questo è quello che sta succedendo. Grazie Gravier del Raid, siete arrivati proprio alla fine, quindi aspettate che ora vi rilancio da un'altra persona, non chiudete la live.